Ciao a tutti e benvenuti o bentornati. Oggi puntata numero 4 e penso finale di Little Miss Fortune. Devo dire che forse mi piaceva di più Frambo, però c'è una cosa che è bellissima, era bellissima in quello là ed è bellissima in questo gioco e sono i disegni, cioè mi piacciono da morire. Allora, io ho un paio d'ore di tempo, dopodiché devo andare a cucinare e girare il video, perché io ho anche un altro canale minuscolo dove carico soprattutto short dei miei gatti, però ogni tanto carico un videino dove coloro, dove disegno e adesso ultimamente sto cucinando delle cose, viste che le mie amiche sono curiose di vedere quanto sono imbranata, sto postando i video lì. E se vi interessa, non la cucina, i gatti magari, c'è il link da qualche parte nel canale. Allora, direi che possiamo continuare. Allora, eravamo arrivati alla fiera dell'orrore Fantasmagoria. Like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Please don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. Allora, lei dice: caspita, questa fiera sembra la cosa più spaventosa che sia mai esistita. Mi piacerebbe avere un biglietto. E la voce dice: ma guarda lì davanti, non vedi cos'è appena volato? E lei risponde: oddio, non può essere un biglietto, non giocare con i miei sentimenti. Invece, pare che per una volta ha trovato il biglietto. Is that a skeleton? Oh, crap. È uno scheletro creepy. Tra l'altro, quello scheletro mi ricorda un personaggio che c'era in Frambo. E il biglietto, prendilo. What? A ticket for real? Che Sweet and carina. spooky. Thank you. You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find a boat to the fox, remember? Andiamo a cercare la barca per arrivare a casa della volpe. Un fantasma. That's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Dice qualcosa di poco educato riguardo al fantasma e la voce, come sempre, la redarguisce di moderare il linguaggio. Allora, fantasmagoria. Perché può spruzzare glitter? Dovrebbe essere una cosa che la rende felice. Lei voleva andarci a questa fiera. Ok, It says, Welcome to Fantasmagoria. benvenuti a Thank you. Fantasmagoria. Thank you, grazie. Ah, sono diventati un po' più carini i due mostri. E in effetti quel pagliaccio è ben inquietante. Creepy clown? That's creepy. È tutto creepy. Un clown creepy è creepy. Palloncini. Oh, balloons. I love Mi balloons. piacciono i Just so you palloncini. know that I love balloons. Ok, Miss Fortune. Giusto per fartelo sapere che mi piacciono i palloncini. Va bene, Hey, Miss you Fortune. from the other side. Miss Ecco. Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her, all right? Si rivolge a noi e ci dice: voi dall'altra parte dello schermo
Miss Fortune si merita di divertirsi, per cui fate le giuste. Cercate di fare le giuste scelte. E lei dice che ha solo un biglietto, per cui dovremo decidere noi su che giostra farla andare. E dice che dà un'occhiata. Oh, che bello! Dà un'occhiata in giro. Bello. Dà un'occhiata in giro prima di decidere. Hot dog. Leo, you know, once I saw a documentary on TV about hot dogs, and now I don't want to eat hot dogs. Lei è un po' schifata, dice che una volta ha visto un documentario in televisione riguardo agli hot dog e dice che adesso non li vuole più mangiare. Belli, belli questi qua sui trampoli che passano. Mamma. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes tight and see nothing. E dato che se prova ancora a spaventarla, lei si chiude gli occhi e non vede, non vedrà nulla, non guarda nulla. This looks like Benjamin, Assomiglia a but Benjamin, creepier and angrier. ma più impressionante, più arrabbiato. Infatti ha gli occhietti rossi e può spruzzargli i brillantini. Secondo me queste sono tutte cose create, è tutta una finzione creata da Mr. Voice. Ci sto pensando anche quel tuttofare che c'era allo zoo, che aveva la testa a forma di corvo. Cioè sembra che questi corvi li abbia portati Mr. Voice. Non so, sembrano degli attori messi lì per far finta che sia reale, per far credere a questa bambina che sia reale. Forse l'ha portata lì perché voleva farla mangiare dal lupo, non lo so. Mi sembra tutto finto, creato su misura per lei. Per portarla dove vuole lui. Cartelli di bambini. E poi questa cosa dei bambini dispersi. Non riesco a capire se è una cosa in cui c'entra Mr. Voice o se è proprio qualcosa che sta avvenendo nel paese, cioè che c'è. Perché nella seconda puntata abbiamo proprio visto che c'era una macchina che passava e che li rapiva, per cui forse è una storia parallela. Cioè non c'entra Mr. Voice con la sparizione di questi bambini, ci deve essere un qualche maniaco in giro che li rapisce. La giostra. Check out those sweet unicorns. Is this the ride you want to spend your ticket on? Allora, questa. Lei dice: guarda che belli quegli unicorni. Not sure yet. I'm gonna look around more. La voce di domanda è questa, la giostra dove vuoi spendere il tuo ticket? E lei dice: non lo so, do ancora un'occhiata in giro. Dove. Zucche? I can see the resemblance. The what? Nothing. Oh, ok. Dice, i bambini cattivi a scuola dicono che ho la testa che sembra una zucca. E Mr. Voice risponde, ehi, in effetti vedo la somiglianza. E lei cosa? No, no, niente, niente. La odia proprio The Voice, sta bambina. Fa finta di essere gentile solo per ottenere quello che vuole. Candy. Caramelle. Ah, the smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes. Too bad we
can't afford any. There's some candy on the ground. I could use the party hat to make my own mixed candy cone. Come on, Miss Fortune. Don't even think about it. I'm doing it. Are you really gonna eat some of it? Allora, praticamente lei dice l'odore delle caramelle appena fatte è meraviglioso e Mr. Voice risponde sì, peccato che non possiamo permettercele. E lei dice sì, però io ho il cappello, il cappellino, quello della festa, per cui posso raccogliere quelle che ci sono per terra e fare il mio mix di caramelle. E la voce le domanda se ha intenzione di mangiarle veramente. Io direi di sì, perché tanto si è mangiata di tutto sta bambina. Si è mangiata quelle pillole che aveva lasciato il criceto per terra, per cui un po' di caramelle non le farà mica male, anche se sono prese da terra. Of course, it's free candy, delicious. E dice, ovviamente sono caramelle gratis, deliziose. Cosa le succederà? Ecco. Ovviamente. Oh. Oh. La mamma e il papà è... È il manichino. Non ho capito. Non ho capito il senso di questo video. What is it, Miss Fortune? I don't know. I think the candy made me feel bad. Well, I told you not to eat it. Yeah, that's true. Silly me. Lei era in questa stanza sulla seggiolina triste e viene presa da questa mano messa nella stanza dove c'è la mamma e dall'altra parte al posto del papà c'è il pupazzo di paglia delle bamboline e poi prende fuoco e lei dice che le fa male al cuore. Ma non riesco a spiegarlo. Non riesco a capire. La casa degli orrori. Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? È qui che vuoi usare il tuo biglietto? No, per il momento. Not sure yet. I'm gonna look around more. Ok, quindi c'era praticamente la giostra con gli unicorni, la casa degli orrori. Palloncini. Don't you want to use your ticket? Ah, yes, my ticket. Ah. Of course. Prima che lasci la fiera non vuoi usare il tuo ticket. Allora, quindi devo scegliere fra la casa degli orrori e il giro sugli unicorni. La faccio andare sulla giostra con gli unicorni. Perché mi sembra che di orrori ne ho già visti tanti. Tanto succederà qualcosa di tragico, eh. Perché in questo gioco sempre quando scegli le cose carine... Va bene. Sì. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Cosa? Mi sento male. Oh, I don't feel so good.
Mi gira la testa. I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat. Okay, I'm okay. Ok, se sentite poco bene perché la giostra andava troppo veloce. Però la voce le dice di fare un bel respiro, che si sentirà meglio. E quindi... ho già usato il mio biglietto. Hiro! Hiro, il suo amico Hiro, c'è su una maschera, non è un alieno, è un bambino con sulla maschera d'alieno. Ah, there's a bunch of games here. Can I play one? Oh, of course, you must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? I want to play a game now. Allora, ci sono un sacco di giochi. Posso giocarne uno? E la voce dice: devi giocarne uno. Sono tutti giochi per massacrare la povera volpe. Questo è un tiro a segno. E questo è uno di quei cosi dove escono dei buchi, li devi prendere a martellate sulla testa. This one is free. I want to play it. Oh, please do play it. It as much as you want. Questo è gratis, ho voglia di giocarlo. E la voce dice: prego, prego. Now with real bullets. Ah. Fancy. Oh, mamma. I think I broke the game. It looks like it. Oh. Gioco con i proiettili veri. Vinci un ticket premio. Magari può entrare anche nella casa degli orrori allora dopo. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. No. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them, whack them. Okay. Non ho capito cosa devo fare. Ah, posso... puoi provare quante volte vuoi. Giocare ancora? No, è un brutto gioco che devo picchiare la volpe. No, non voglio riprovare. Fa niente se non vinco il biglietto. Basta, non voglio più giocare a questi giochi brutti dove si picchiano le volpi. Questa voce cattiva sta cercando di inculcarci l'idea in tutti i modi che la volpe è cattiva e non è vero. Io sono convinta che è l'unica che può salvarci. I palloncini. Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look! What's that? A floating balloon! Is it for me? Yes. Okay, thank you. Allora le dice: Mr. Voice, posso prendere un palloncino? Perché la mia mamma non me li compra mai. E lui dice: non possiamo permettercelo, però guarda. E gli fa apparire, fa arrivare questo palloncino. E lei è tutta contenta. Use my luck. Oh, Miss Fortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. Mi spiace per il palloncino, grazie lo stesso. Poverino.
Infatti le dice la mia solita fortuna. Oh, a proposito di fortuna. Sweet, a fortune teller. Can I try this? It looks like you need a reward ticket. Ah. Allora, per accidenti. Devo continuare a picchiare la volpe. Mi dice che mi serve il reward ticket per sentire la fortuna. Questo qua che legge il futuro. No, ma io non voglio picchiare la volpe. Assolutamente. Faccio meno della fortuna. Ah, i premi. Check those sweet rewards. A golden chocolate coin, a cool tiny hat, and a doll. Ah, damn it. I'm kinda low on reward tickets. Ah, lì c'è una bambola. Ma allora non è Benjamin che gliele mette con le bambole. Niente, devo per forza giocare a sto cavolo di gioco. Quel cavolo di gioco dove devo picchiare. Picchiare la volpe. Uno mi dà una bambola, uno mi dà una medaglia, uno mi dà un cappellino. Ma io non voglio picchiare la volpe. Voglio vedere se posso andare avanti lo stesso. Guarda, qua si può spruzzare brillantini. Eh sì, quello scheletro con il cilindro assomiglia proprio al personaggio di Frambo. Che si chiamava Itward, mi sembra. No, basta, basta picchiare le volpi, basta, basta. Avevano anche un musetto carinissimo. Andiamo a cercare la barca. Il lago del cigno, il lago dei cigni. It says you need one golden coin to ride the boat. Oh, ok. Hai bisogno di una moneta d'oro per. It says you need one golden coin to ride the boat. Per andare sulla barca. Quindi sono costretta a picchiare. Oh. Sembra quello che ha mandato Benjamin a recuperarci. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. Oh, yikes forever. I'm kinda low on cash at the moment. I'm sure you can find a golden coin back at the fair. Ok. Devo per forza prendere. Cioè, le dice, guarda che bella questa barca, sembra un cigno nero. Lui dice, sì, è bellissima, ti porterà da Benjamin. E niente, gli dice che deve tornare alla fiera a recuperare questa golden coin. E secondo me è questa qua, le rewards. Quanti ne voleva? Uno. Vabbè, facciamo il minimo indispensabile. La fortuna non mi interessa, anche perché c'è gli occhi rossi, per cui è qualcosa di cattivo. Devo picchiare le volpine, come mi dispiace. E gioca. Devo prendere tutti. Rigioca, sì. Ok,
fucking misfortune. No, basta, basta, ne voglio solo uno per prendere la moneta. Mi piace picchiare. Corri, 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 corri. Qua. Anche se questa fortuna... No, 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 basta picchiare, basta picchiare. Voglio questa. Una moneta di cioccolato. Sono indeciso. No, non voglio, non voglio picchiare la volpe, non voglio. Anche perché sta voce qua vuole che giochiamo e io non voglio fare quello che vuole la voce. No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Vuoi lasciare la festa o vuoi la festa, la fiera? Vuoi rimanere? No, la voglio lasciare. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. But now I'll think about it forever. E ci speriamo di non essere attaccati dai pirati. E la voce risponde, o dal Kraken. E lei continua a chiedere, ma cos'è il Kraken? If you appear in front of me, I will see you. E canta del Kraken. It is you. See, Kraken, come up in front of me right now. Oh, what's a freaking Kraken? Che cos'è un Kraken? This place is very quiet. Is one allowed to talk? Questo posto? I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Was that the fish from the bridge? I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translation. Do you know continua a parlare. Kiribado kodesuka. So you don't know, huh? You know, I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Stop talking! Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. Questo è quello che succede quando le bambine piccole parlano troppo. Stop it.
I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Praticamente lei parlava di tutto, parlava del Kraken, che voleva sapere che cos'era. E la voce gli ha detto: guarda, che potresti, se tu avessi dei pesci, potresti. Il Kraken, praticamente quella creatura mitologica, quella piovra gigante che attaccava le navi. E se tu avessi un pesce, lo potresti attirare. Solo che lei dice: ma io il pesce l'ho salvato. Infatti arriva il pesce e le dice: vedi, mi ama, mi ha dato un bacio perché l'ho salvato. Poi lei comincia a parlare con il gondoliere, diciamo, e comincia a fare un sacco di domande: ma ti piace il sushi, ma parli il giapponese, perché ho bisogno della traduzione del giapponese, e insomma. E la voce dice: smettila di parlare, smettila di parlare. Alla fine si butta in acqua, e la voce dice: questo è quello che succede quando le piccole bambine fanno troppe domande. Però nel frattempo sono arrivati. Comunque lei è carina, cioè carina, il personaggio è fatto bene. Ah, la barca va via. Questo è il ponte che attraversato all'inizio. Questa era la spiaggia che diceva. Questa spiaggia è tutta piena di rifiuti. Sta tornando indietro praticamente. Sta tornando sui suoi passi. Però è tutto morto adesso. Giocattoli. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Miss Fortune. Il cimitero dei giocattoli. Coniglietto. Orsetto. Bambolini vari. What time is it? It's getting really dark. Che ore sono? È molto tardi. Sta diventando molto. Are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. La voce dice: c'è qualcosa di strano qui. Perché dice: sta diventando molto buio, ma che ore sono? E la voce dice: c'è qualcosa di strano qui. Sta arrivando, nasconditi, nasconditi. Ma chi sta arrivando? Vai. Oh. Hiro. Se le appare Hiro. Check this out, Sonny. This is your family, see? Questa è la tua famiglia. Say hello. And now say bye bye, baby Stony, because we're leaving. Baby Stony dice di salutare la sua famiglia perché stanno andando. Ecco, caduta. Oh, my little foot got stuck. E lei si è incastrato il piede. Oh 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 oh. È il mostro. Lo puoi vedere? Liberati, liberati, liberati. Oddio, la mano, la mano. Da cosa stai scappando? È la volpe? Sono sicura che era la volpe. No, no, è il mostro, l'ho visto ancora. Non so di cosa stai parlando. Don't make any sudden moves. La volpe stava riprendendo? Fai la finta morta o tirati su? Tirati su. Oh.
le tue mani così soffici. Stop it, you're scaring him away. Only Benjamin. La voce gli dice: non toccarla con le tue zampe schifose e sporche. E Little Miss Fortune gli dice: smettila, lo stai spaventando. Please, Miss Fortune, stop and listen to me. Fermati. I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt, and I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. He's dangerous. Stop running, please. La voce dice di fermarsi perché rischia di farsi male. E lei dice: ma io voglio trovare Benjamin. La voce dice: ma io ho una cosa importante da dirti. E si può scegliere se fermarsi e ascoltare Mr. Voice, no, mai, o continuare a correre per inseguire Benjamin. Assolutamente, fa niente se mi faccio male, devo scappare da questa voce. No. What's this? Really? You don't remember me saying if you keep running you'll end up hurt? I know, I could have been more specific, like there's a bear trap up ahead, stop or you will be hurt, but I felt like getting straight to the point. Okay, thank you. Who left a bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously sì, sicuramente. I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. All right. Niente, lei non può correre dietro a Benjamin perché lui le mette questa trappola per orsi sulla via, diciamo. E dice: vedi, te l'avevo detto di non correre, che era pericoloso. E ovviamente dà la colpa a Benjamin, perché lei dice: ma cosa ci fa una trappola per orsi qua? Non ho visto mai nessun orso. E lui dice: vedi, è stato Benjamin sicuramente, e adesso basta corrergli dietro e focalizziamoci sulla felicità eterna. Questa è una pietra diversa da... Oh, this makes me think about Bubsy, you know? Did I show you Bubsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? Oh. This bear trap. Because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Bubsy being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Bubsy died. What are you talking about? About Bubsy, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Bye, Bubsy. Trap dead in the bear trap. Praticamente dice che vedere quella trappola la fa pensare a Bubsy, che è il suo orsetto. E dice: vedi, questo Bubsy nel mio mondo immaginario vive in un mondo dove non ci sono le trappole, ma adesso che c'è questa trappola, se Bubsy va nel bosco, muore intrappolato. Let's see what this one says. Questo è diverso, però sembra un corvo, non sembra un mostro cornuto. It's stuck, huh? È incastrato. The elimination of primeape will dissolve the filth of the beyond. Oh, really interesting. L'illuminazione dei Primeve dissolverà lo schifo del The Beyond. Oh, really interesting.
Sa che non può più prendere la pietra. Ah, una bambolina. Sei. I giochi che ti piacciono, puoi averli tutti. What are you doing? Cosa stai facendo? Niente. Lui non può riprendere, vero, la pietra. No. It's stuck, huh? È incastrata. So, Miss Fortune, I have a couple of questions for you. Are you ready? Altre I'm ready. domande. Wonderful. Now, just be honest and think Sì, about it onesta. before answering. First question. Do you Prima domanda. believe in magic? Credi nella magia? Beh, assolutamente sì. Tutta la storia dei glitter, quelle cose lì. Yes, I do. When mommy and daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on. Second question. Do you trust me? Allora, la prima domanda è se crede alla magia, lei risponde di sì, cioè io le ho fatto rispondere di sì, e lei dice sì, è il mio posto segreto. E lì quando mi nascondo il mio posto segreto, la mia mamma e il mio papà non sarebbero mai con me, la mia mamma non beve mai il succo, per cui si crede nella magia, in questi posti magici, in queste magie che le puoi fare. La seconda domanda è abbastanza difficile, dice... ti fidi di me? No. Just a voice in my head. C'è solo una voce Mommy nella mia talks to testa. herself a lot too. She says it's her inner demons and that the Jews keep them away. I'm sorry to hear that. Hi, are you my inner demon? Me? A demon? No. Nah, you can't be a demon, not with that silly voice. Well, anyway, now for the third question. Are you afraid of dying? Allora lei gli risponde di no, che non si fida di lui perché dice sei solo una voce nella mia testa, anche la mia mamma parla tanto fra sé e sé, dice che è il suo demone interiore e la bambina domanda a Mr. Voice, tu sei un demone, sei il mio demone interiore? Lui no, io non sono un demone. E la terza domanda è, hai paura di morire? E io penso di no, penso che... Non lo so, a me quella storia di lei che si è addormentata col sacchetto in testa in spiaggia continua a non tornarmi, il fatto che si mangi glitter continua a non tornarmi, non lo so, direi di no. Direi che forse penso che la morte sia meno peggio della vita che ha. Quindi no, per me non è spaventata l'idea di morire. Afraid of death because all dead people I know never came back from being dead, so it must be pretty cool to be dead. Well, I guess you'll find out when you die. Lei Looks dice like there's no. going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lady, you know. Hey, look at that. I think we're here. Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty, and if you see a fox, run. All right. Lei dice no, non ho paura di morire perché tutte le persone che sono morte, che conosco che sono morte, non sono mai tornate indietro, per cui vuol dire che essere morti deve essere cool, se no sarebbero tornati indietro. E niente, adesso gli dice di andare dentro a cercare degli indizi su dove Benjamin ha nascosto la sua felicità e che se vede la volpe deve scappare. It
good at cutting wood. He must be so muscular. Sembra che Benjamin sia bravo a tagliare la legna, deve essere molto muscoloso. Entriamo a casa di Benjamin. Posso tornare indietro? No, non lo blocca. Comunque lei sta facendo la strada tornando indietro, per cui... coraggio. Ok, I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share that prize with us and everything will be fine. Allora, mi guarderò attorno e vedo se Benjamin ha lui la mia eterna felicità e chiederò di dividerla fra di noi, così almeno andrà tutto a posto. Ah, un gusto che mi piace nei vestiti. Una televisione. Wow, a video player. Fancy. Un videoregistratore. In Woods. In Woods, nei... Ah, vero, Benjamin stava riprendendo. Let's see. Benjamin's on TV? Is that the monster? Il mostro. Damn it, I broke Benjamin's tape. Ho rotto il video di Benjamin. Forse posso sistemarlo. Felicità al video per... Quindi Benjamin riprendeva, si riprendeva. Benjamin sta riprendendo tutto. Perché? Una cozy couch. Allora, c'è il diario di Benjamin. Leggi il diario di Benjamin o rispetta la privacy di Benjamin? Io voglio bene a Benjamin, per cui rispetto la sua privacy. I won't spy on Benjamin's personal stuff. Andrò a curiosare fra le cose personali di Benjamin. Che bellina questa casina. La vita dopo la... Vediamo che libri ha. Il significato dell'amore. Le divertenti storie di un uomo noioso. La controparte di essere uno spirito animale. Comunicazione è la chiave della cooperazione. Poi quel libro, il librino grigio, quando l'odio vuole essere amato, imparare a essere grigio, la vita dopo la morte, no, la morte dopo la vita. Questa è la musica che ascolta Benjamin.
carina. It looks like Benjamin likes to educate himself. Sembra che a Benjamin piaccia educarsi, studiare. It looks like Benjamin likes to educate himself. I like that in a fox. Mi piace questo in una volpe. Che carina questa casina, mi piace un sacco. Oh. Look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Guarda, Benjamin è così carino con quel cappello. Piume, rametti, quindi lui è un animale, uno spirito guida, un animale, sì, è, perché c'era scritto, c'era il libro, come essere uno spirito animale, uno spirito guida. Calzini abbandona. Oh, Benjamin! I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. E scappa. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. What are you? Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Is that your diary? You want me to read it? Is that what you're afraid of? I think I saw him too. Lei lo vede scappare e pensa che si sia spaventato per il temporale. Dice, puoi tenermi la mano se vuoi. E, però lui va a prendere il diario, che noi prima non abbiamo letto, e ci indica questa pagina dove c'è scritto non ho mal di stomaco, solo gas. Vado ad aiutare le vittime sparite in città. Morgo, che è il nome di questo essere, lo sa che sono qui. Morgo gioca i suoi vecchi trucchi molte volte, ha giocato i suoi vecchi trucchi molte volte, però fa degli errori. Una delle vittime può sentire la sua voce nella sua testa. Il nome, il codice della vittima è Miss Fortune, un codice carino. Morgo non può averla. Morgo non può far, non può, non riesce a far sì che lei la chiami capo. Deve essere salvata, ma seguo i passi. Ho visto Morgo prendere una forma spaventosa. Quindi lui è lì per studiare, capire cosa sta facendo questo Morgo e contemporaneamente salvare Miss Fortune. Quindi è Morgo che ha rapito anche gli altri bambini? Ma... You can't hide the children. Non puoi nascondere la bambina. Segui Benjamin, segui Benjamin. Mi salverai come se fossi una ragazza in pericolo? Seguilo, seguilo, corri, corri, corri. Benjamin, where do you go? Benjamin, dove sei andato? Cosa sono tutti questi peli di volpe? Is this Benjamin? Oh no, questo è Benjamin. Perché si è... volatilizzato e sono rimasti solo i peli dietro? La pelliccia? There's a hole behind the painting. Hello? C'è un buco dietro al dipinto. I can't reach it. I'm a little lady, you know. Non ci arrivo. I'm a little lady.
Sono una piccola ragazza, lo sai? I can't reach it. I'm a little lady, you know. So, prendi lo sgabello. Yes. Such a clever little lady. Una little lady così intelligente. Time to use my ninja skills. Vai, usa le tue ninja skills. Shh, little bad croc. Be quiet. This is a ninja mission. È una missione ninja. Benjamin, non far rumore. Are you here? Benjamin, sei qui? Cos'è? So it was Benjamin placing this, but Benjamin seems so nice. Maybe he delle trappole. Monster. Delle trappole, quindi alla fine era stato veramente Benjamin a mettere quelle trappole. Però lui sembrava così, così carino, così gentile, però forse le ha messe per il mostro. La dispensa. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Polpette di pesce in scatola. Qui c'è una porta. Chiusa. It's locked. Ok. Lì c'è una chiave. A picture of a key. Interesting. Il dipinto di una chiave, interessante. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Ok, i miei sensi da ninja mi dicono di arrampicarmi qui. Ci sarà la chiave, sì. A real ninja lady always touches everything. A secret button. Un bottone segreto. Push the button? Direi di sì. All right then, I push the button. Vai. Non dovevi? Non lo so, dai dai. Ma dove è andato Benjamin? Ma guarda. Easy. È stato facile. All right, time to find Benji. Oh, mamma. Oh, that was unfortunate. I hope things get better when I get the eternal happiness. Okay, Miss Fortune, let's finish this. Poverina. Dice, è stata... Oh, che sfortuna, speriamo di... Get up, Miss Fortune. Tirati su. Spero che le cose vadano meglio quando troverò la felicità eterna. Tirati su, Miss Fortune, sei più forte di quello che pensi. Sei stata buttata a terra prima. Hai lasciato che quella cosa ti fermasse. Tirati su, Miss Fortune, ce la puoi fare. Rina, ce la pensi. Perché? Because... Perché? You are the little lady Miss Fortune. Sei la little lady Miss Fortune. Poverina, mi fa una pena sta bimba. Mi fa una pena. Chissà quante volte si è dovuta ritirare su. In generale nella vita. Ok, I'm out again. Anyone here? Benji? Mr. Voice? I guess I'm alone. Che bello. E niente, dice, c'è nessuno qua? Mi sa che sono... Cerca Benji, cerca Mr. Voice. Dice, mi sa che sono da sola. Che bello. Oh, a baby deer. So sweet. Cerbiatto. Oh, finalmente può carezzarli. Dream come true. Un sogno che diventa realtà. A bed in the baby deer. Piccina.
la bimba. Is that Benjamin's bag? Benjamin? La borsa di Benjamin. Are you around? He must be in trouble. Sei qua attorno? I'm very disappointed in your misfortune. There you are. Hey, have you seen Benjamin? Hai visto Benjamin? He's in trouble. Penso che sia in pericolo. Did you hear what I just said? I'm very disappointed. Sono molto arrabbiato con te. Please, stop playing games. Smettila di giocare. All the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? Benjamin made it really clear with a picture he showed me. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your eternal happiness. Lo dice, insomma, mi hai preso in giro e Benjamin me l'ha dimostrato col libro e quindi basta, non voglio più giocare con te. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. Non voglio la felicità eterna più. This behavior. I'll be waiting for you at home. No, tell me where Benjamin is. What did you do to him? Cosa hai fatto a Benjamin? Freaking monster. Mostro schifoso. Mr. Voice dice: devi giocare, devi continuare a giocare al mio gioco. Lei dice: no, basta, non mi fido più, mi hai raccontato un sacco di storie, non voglio neanche più la felicità eterna, dimmi solo dov'è Benjamin e che cosa gli hai fatto. E Mr. Voice gli dice: ti aspetto a casa. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Vediamo cosa c'è dentro, magari qualcosa per trovare Benjamin. Cos'è che c'è? Oh! Is that Benjamin as a baby? Baby Benjamin! Che carino! Qua c'è la bambolina. 7. Alla fine della strada. Ti renderai conto che hai già firmato il contratto. UST. Per gli studenti dell'università di Senersedeist Technology, che è quel posto strano, secondo me, di dove arriva Benjamin. Quindi è uno studente dell'università. Forse era lì per studiare? Corso di protettore. Corso di protettore. Guida in tre parti. Guida in tre parti per sterminare e gli esseri parassitici dal The Beyond. Introduzione. Come l'ultra realtà si forma insieme al concetto del tempo. Intanto che l'ultra realtà si forma insieme al concetto del tempo, nuovi rami al di fuori di quelli conosciuti, free, i 5 reami dell'esistenza, essenziali dell'esistenza, che erano i famosi rami che vi dicevo che erano già presenti nel primo libro. Dice che, insomma, nuovi rami sono apparsi dopo la Ultra War, la Ultra Guerra. Migliaia di esseri sono stati scoperti come sottoprodotto della guerra e essi hanno creato un nuovo reame che loro chiamano The Beyond. Ok, quindi più o meno avevo capito che arrivavano da due reami diversi, l'unica cosa che avevo capito. Comunque è Mr. Voice che rapiva i bambini, sembra. The Beyond è semplicemente, in termini, parole povere, un posto di
assurdità estrema, senza logica e senza regole della fisica. Non possiamo accettare questi esseri all'interno dei cinque reami stabiliti, questi famosi FR e E, visto che le fondazioni della nostra realtà sono basate su valori energetici ed etici dell'ultra realtà, prima dell'ultra guerra. Ok, quindi The Beyond è ancora un reame non compreso. In pratica dice che non possono accettarli in queste nei loro cinque reami, perché questi hanno delle regole e praticamente questa Beyond, questo reame Beyond, non ce le ha. Non abbiamo ancora trovato i pezzi per collegarci adesso in un modo logico. Le poche, diciamo, forme che riconosciamo, i pochi pattern, le cose che si ripetono, sono, i comportamenti di alcuni visitatori, conosciuti anche come parassiti. Loro usualmente entrano nella terza realtà, ovvero Pandora, e vanno alla ricerca di carne fresca da avere nel reame Beyond. Pandora penso che sia la nostra realtà, cioè quella dove vive Little Miss Fortune e anche quella dove viveva Flambeau. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno dei protettori. I protettori sono gli unici con la capacità di vedere questi sbilanciamenti fra fra le realtà, e possono usare gli arnesi disponibili all'interno dell'ultra realtà. I protettori aiuteranno le vittime e le guideranno dentro Saner Sedi. Verso Saner Sedin. La guida in questo libro deve essere seguita con grande responsabilità. Non saltate mai un passo, non dimenticate nessun passo. Per ogni vittima il protettore ritornerà a Saner Sedin e sarà premiato con nuovi livelli, nuovi arnesi e nuovi passi da seguire. Cioè, quindi praticamente, ok, ci sono queste cinque realtà che sono quelle canoniche in questo mondo. Noi siamo nella terza realtà. C'è stata questa ultra war, questa ultra guerra, e da questa guerra sono nate queste creature caotiche che si sono create questa loro altra realtà. E queste creature non possono essere accettate in questi cinque universi perché non hanno regole e loro li stanno studiando. L'unica cosa che finora sono riusciti a capire è che questi esseri, questi parassiti, arrivano nella terza realtà e cercano carne fresca. E quindi le persone come Benjamin sono degli studenti che vanno lì per aiutare queste persone a scappare da questi parassiti e devono riuscire a portare queste persone a sanarsi di. Qualcosa avevo capito, qualcosina avevo capito. Step 1, passo 1. Il protettore deve localizzare la vittima e il parassita. Protector parassita, questo è il caso del parassita P00102 Morgo. Valutare se la vittima ha bisogno di assistenza. In questo caso, procedere con lo step 2. Questa è la checklist da controllare per capire se la persona ha bisogno di assistenza. La persona sembra aver dimenticato, la sua identità. La vittima è già morta, ma non se ne rende conto.
La vittima pensa che le illusioni del reame di Beyond siano vere. La vittima simpatizza con il parassita. Miss Fortune ha dimenticato la sua identità? Non penso. È già morta e non se ne rende conto? Non lo so. La vittima crede alle illusioni del The Beyond, che crede che siano vere. Forse sì, le abbiamo viste e ci abbiamo creduto. E la vittima simpatizza col parassita, ma insomma, sì e no, non ci è mai stato simpatico. Parassita. Mr. Voice. Allora, la checklist per il parassita Morgo in particolare. Allora, deforma la realtà e la trasforma in assurdità. Il parassita sembra amichevole, ma in realtà attira la vittima a giocare giochi pericolosi. Si può trasformare in creature umane e animali. Il linguaggio e la cultura non sono un problema per questo parassita. Grandi stormi di uccelli neri appariranno vicino al parassita. Questi uccelli sono gli occhi di Morgo e gli danno uno sguardo generale del campo dove sta giocando. Step 2. Usare le cose che ci sono nell'ambiente, diciamo, per aiutare la vittima a diventare consapevole del parassita. Il protettore può, per esempio, scrivere e disegnare semplici messaggi in pubblico. Per aumentare la consapevolezza. È assolutamente vietato interagire direttamente con la vittima. Può portare a un trauma irreversibile nella mente della vittima. Se il parassita uccide la vittima, hai bisogno di procedere verso lo step 3 immediatamente. Step 3. Prepararsi per il diretto contatto con. Ecco, With the what? Now I will never know. ora non lo saprò mai. Carino. Carino. Beh, dai, qualcosina avevo capito. Borsina col cuoricino. Va bene, abbiamo capito più o meno. Sì. Ok. Gli ha sistemato la borsetta. Ma Benjamin sarà morto? No, sarà ritornato a sanarsi di quel posto lì strano. Ma lei si è dimenticata chi è? Oh, Benjamin. All right, I guess I'll take the train back home. Molto bene, penso che prenderò il treno per tornare a casa. Vabbè, adesso sappiamo tutto. This, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Adesso che guardo questo disegno mi rendo conto che Benjamin cercava di avvertirmi.
Sono le 12:20. Lei era uscita alle 7 meno un quarto. Aspettare, aspettare. Parlerò con me stessa. How have you been? Okay, I have this like weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin, and then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Ha parlato con se stesso, praticamente ha raccontato la sua giornata strana e ha raccontato un po' quello che è successo. Ma lei pensa che... Alice Hiro. Lei pensa che Benjamin sia stato rapito. Possiamo colorare. Ah, ma ce ne sono tanti. Eh sì. Ah, dopo che hai fatto un po'. Ok. Basta che colori una certa percentuale e passi alla pagina dopo. Va bene. Carino. Chiudiamo. I don't feel inspired. Non mi sento ispirata. Hello, Hiro. I didn't recognize you. Non ti avevo riconosciuto, Hiro. Such a coincidence that you're on the same train as me. Che coincidenza, siamo sullo stesso treno. I had a big fight with the silly voice in my head. I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is. Have you ever heard voices in your head? I know Hiro. What does it mean? It's the monster! Leave Hiro alone! Conseguenze del fatto di essere consapevoli. Aiutare Hiro o... coprirti gli occhi. Coprirti gli occhi. Anche perché io ormai ero stato preso. Secondo me l'ha messo lì il mostro per attirarmi di nuovo. I hope I get to see Hiro again. I wonder what the monster did to him. Now I have to walk all the way back home alone. This is the last time I follow a voice in my head. Ora devo camminare da sola fino a casa, è l'ultima volta. L'ultima volta che do retta a una voce della mia testa. Non ho aiutato Hiro perché, allora, se Morgo ha preso tutti quei bambini, oramai Hiro è perso, secondo me. Gliel'ha messo lì solo per attirarla. Un po' codardo, però. At least I had fun at Phantasmagoria. Almeno mi sono divertita a Phantasmagoria. Gli racconterò alla mamma. Mamma passerà mica quello che... No, ma quello che le rapisce... fatto un achievement. Ah, la ributza di là. E questi. Excuse
me. I'm talking over here. Scusate? Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Mm-hmm. E non le danno retta. E lei dice, se questo è il modo in cui trattate una little lady, allora è andata a quel paese. Oh, è tornata a casa. Piccina, sei tornata a casa. Ok. Dov'è la macchina? Non c'è più neanche la piscinetta? Però ci sono ancora quei corvacci maledetti, eh? Guarda quanti lassù nel cielo. Guarda, guarda quanti. Ma è cambiato un po' di cose, anche la pattumiera non c'è più. Il papà è andato via. Cioè non c'è la macchina. Abbiamo la luce rossa, mi piace. Mamma, sono tornata. Ma è tutto vuoto. Non c'è più niente. I conigli? Benji? Cos'è questo suono? Benji? Porta, vediamo. Le luci rosse saranno mica luci cattive. Io ho paura. Questo era il corridoio. Ma se ne sono andati. Forse è passato più tempo di quello che io penso. Hello? Mamma, Benji? What happened here? Oh mamma. Congratulations. You reached the end of my game. Hai raggiunto la fine del gioco. I'm looking for mommy and Benjamin. There's no eternal happiness. Non c'è la felicità eterna per te. Of course you care. You know your mommy needs it. It's your responsibility. Yes, I guess you're right. Good. Good. Ready for a new game? If I play along, will you give me back Benjamin? I guess I will. But only if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. Mm. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, non l'ho già fatta questa cosa? Then you say something about me dying today, which is totally not true, by the way. Wait, stop talking, please. Are we going to play another game, or is this like what? I don't understand. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal, and I say yes. Stop ruining this! Eternal happiness? No deal! Wonderful! Fantastic! Ready to... Wait, what? No deal. No. No, no deal. Non vuole fare... Lui lo vuole far rigiocare, lei non vuole. Perché dice, a me non interessa l'eterna felicità. E lui dice, ma ti interessa per la tua mamma? E... E niente, no deal. Lei dice, ma se rigiochiamo mi ridai Benjamin? È tutto.
tutto uguale. Se Mr. Voice mi spaventa ancora, mi vado a nascondere qua sotto. È cambiato comunque, diverso dalla prima volta la musica. Is this a new dance song? È una nuova canzone? No, sembra la stessa. Perché non balla? Più stonata. Penso che Mr. Voice fosse la voce nel, cioè il mostro nel mio armadio. Va bene, giocherò questo gioco solo un'ultima volta. Ancora? No, non ancora. Mi avevi promesso che non sarebbe stato come l'ultima volta. Mi hai mentito, non voglio giocare più. Non voglio più giocare. New game. Knock knock. Who's there? No, I don't want to play with you anymore. Non voglio più giocare con te. Knock knock. Who's there? Chi è? You're scaring me. Stop it. Mi stai spaventando. Lasciami da sola. Quando lei vede che il gioco prima lei inciampa, rompe il vaso, dice basti, non voglio più giocare con te, non voglio più fare questo gioco, allora lui la riporta qua indietro. E lei dice, non hai capito, io non voglio più giocare con te del tutto. Toc toc, chi è? La sua cameretta. What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Che è successo qua? Ah, il mio posto segreto, non mi troverà lì. E lui cerca in tutti i modi di farla giocare, ma lei non vuole più. Open this door right now. Apri questa porta. Abbiamo un nuovo gioco da giocare. Te l'ho già detto di no. I don't want to play with you anymore. Non voglio più giocare con te. Stoney. Teach me how to be brave. Insegnami come essere coraggiosa. So now we're playing hide and seek. Ora stiamo giocando a nascondino. No, leave me alone. Lasciami da sola. Just so you know, my game is the only thing keeping alive. Il mio gioco è l'unica cosa che ti tiene viva. Andrò a vivere per sempre con Benjamin e tu non potrai farci niente. Oh no, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with. Lui le dice che il suo gioco è l'unica cosa che la tiene in vita. E lei dice, non mi interessa, io vado con Benjamin. Oh mamma. You silly little child. Another toy for my collection. Your mind to play with for eternity. Sei mio per giocare con per l'eternità. You'll see, Benjamin will come back and save me. No. Benjamin mi salverà. You crossed the path and now you're mine. Benjamin!
Benjamin! È venuto a salvarla. How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Appartiene a me. Vai, Benjamin! Benjamin l'ha salvata veramente. Spero. Torna tutto normale? Benjamin mi ha salvato, c'è una bambolina lì per terra. Praticamente lei, accettando la prima volta di fare questo gioco, quando gli ho detto deal, deal, cioè fare fatto, lei era praticamente diventata un suo giocattolo e lui poteva continuare a giocarci, fargli fare questi giochini pericolosi, spaventosi, renderla triste, trattarla male. Benjamin, did you go outside? Benjamin è andato fuori? Però Benjamin è andato veramente a salvarla. Bambolina. Oh, Morco sta arrivando, apri i tuoi occhi, è la voce nella tua testa che ti sta facendo impazzire. Bene, ora so come chiamare Mr. Voice. Morco. Benjamin, where are you? Benjamin, dove sei? Quindi Morgo è stato sconfitto e Benjamin sarà andato a questo punto. La mamma non c'è. La mamma non c'è. Sono 7 meno 8. Un po' più tardi del... È la prima volta. Mami? Mamma? È tornato tutto normale. Oh mamma. Oh mamma. Mami? Mamma? I'm back. Sono tornata? Mami, don't ignore me. Mamma, non ignorarmi. Because I couldn't get the happiness for you. Sono arrabbiata perché non ho trovato la felicità per te. What's happening? Cosa sta succedendo? Mami? No, piange. This must be a bad dream. Deve essere un brutto sogno. Picci. No, ma piange. Sto parlando con un poliziotto, sembra. Oh, mamma. Ma... Oh, santo cielo. Purtroppo c'era scritto nei segni della possessione da questi parassiti che la vittima è morta e non se ne rende conto. Quindi lei era morta subito, povero. Is that...
No. Oh no. What have I done? Oh no, cosa ho fatto? Mi solo la boccettina di glitter. Oh. Oh Benji, you're back. Oh Benji, sei tornato. What's this? What's happening? Cosa sta succedendo? We need to go? Alright. Dobbiamo andare, ok. Mi sa che è il papà che l'ha investita. Che storia triste. Vabbè dai, però ci avevo visto abbastanza giusto, cioè non avevo capito che lei era già morta, però. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it, but I have to talk with my. Devo parlare con la mia mamma prima. La tua mamma dice va bene se mi vuoi portare da un'altra parte, ma prima devo parlare con la mia mamma. Mommy, I'm going to go somewhere else. Devo andare da qualche altra parte. Con Benji, ok? Con Benji. Like. I'm a little lazy, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. Devi trovare la tua felicità. I love you forever. E dice sono stata la tua Miss Fortune per un po', ma adesso devo andare con Benjamin e devi trovare la tua felicità e ti vorrò bene per sempre. E vai, vai, vai. E lui è riuscito. È riuscito nel suo intento? L'ha salvata? Cioè io pensavo che la salvasse e non la facesse morire, invece. Ma la mamma? Vai, devi andare. Non so. Ho indovinato tante cose, dai. Wait, stop, Benjamin. Where are we going? Dove andiamo? Benji. Benji. Vai con Benji, tanto sei morto ormai. Benji è proprio carino. Con quegli occhietti spiritati. No, la foto di lui da bambino era stupenda. Oh, papi! I'm so happy to see you again. Wait for me, papi. Aspettami, papi. Non succederanno altre cose brutte, eh. Queste cose che appaiono sono personaggi, mi sembra che fossero personaggi che erano apparsi in Frambo. Oh, sì, mi sa di sì. Ecco, c'è da dire che anche tutta quella spiegazione sui mondi, se uno non ha giocato il gioco prima,
capisce veramente poco, cioè già così si capisce poco, ma se uno l'ha giocato a Frontborn dice che cosa stanno dicendo questi. Edward, questo era il... Vabbè, non ve lo dico perché se lo giocate poi comunque c'era in Frambo, era molto importante. Questo posto è molto freddo. Un gatto con quattro teste. Un'altra bambolina. Tutto attorno, tutti i disastri attorno a te sembrano sparire all'interno della nebbia. L'hai sconfitto. Ok. Mr. Voice game is over now. Benji? Immagino che il gioco di Mr. Voice sia finito adesso e Benji le fa segno di andare, di seguirlo. Vai! Ah! La morte. Chi sei? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. Bene, entra. We were expecting you. Ti stavamo aspettando. Vai. Such a little lady. What is this place? Cos'è questo posto? Alla mamma. Che carino. È bello, mi è piaciuto di più Frambo, se devo essere sincera, perché mi piace di più l'avventura grafica come genere di gioco, però
stati alcuni momenti un po' strani, un po' tanto strani, tipo la parte dello zoo non mi ha fatto impazzire. Però anche in Frobo c'è stata una parte centrale che non mi era piaciuta tantissimo. In generale, bello. Mi sono piaciuti i disegni, mi è piaciuta la storia e spero che vadano avanti e che facciano altri giochi. Perché comunque il disegno di questo universo che hanno creato è interessante. E se non l'avete giocato, vi consiglio di giocare anche Frobo perché è proprio carino. Adesso guardiamoci i titoli di coda per vedere. Benjamin con il mal di pancia che fa le puzzette. Music Forever. Voglio vedere se alla fine c'è qualcosa. Se no, vi saluto. E ci vediamo la prossima volta. Volevo solo farvi vedere le art gallery che ho collezionato, diciamo come chiusura di questo gioco, perché sono davvero belle e secondo me proprio i disegni di questo gioco, la direzione artistica è proprio bella, bella. Bello, 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 mi è piaciuto. Bene, ciao, ciao per davvero questa volta. Ciao.